mi chiamo Maurizio Babetto. Ho incontrato la Biolca, l'Associazione Culturale della Biolca, una trentina d'anni fa e ho cominciato in quell'occasione a fare degli esperimenti di panificazione casalinga. Ho cominciato all'inizio con il lievito di birra e poi mi sono reso conto che non era una cosa in sintonia con il mio modo di vedere, con il mio modo di pensare, con l'impostazione che avevo dato un po' al mio tipo di alimentazione. Quindi ho iniziato a farmi la pasta madre in casa. È stata un'esperienza un po' problematica all'inizio, però poi alla fine sono riuscito e quindi volevo trasmettere anche a voi queste mie conoscenze che ho appreso allora. Allora, noi alla Biolca facciamo corsi di panificazione nella nostra sede e il primo problema che viene sottoposto, nei nostri corsi è quello di avere la pasta madre, perché proprio per la problematicità dell'avvio della fermentazione, della lievitazione. Quindi abbiamo pensato come associazione di fare, visto che non si possono fare i corsi direttamente dal vivo, abbiamo pensato di fare questo video per illustrare quelle che sono le dosi e le modalità di preparazione della pasta madre. La cosa potrebbe sembrare complessa, ma in realtà è un po' più semplice di quello che appare al momento. Sì, allora, gli ingredienti, come sapete, per il pane, per fare il pane naturale sono esclusivamente farina e acqua, non sale chiaramente, però non c'è altro, come a differenza di quello che è il pane industriale, che ha una moltitudine di additivi e conservanti, miglioranti, eccetera. Per fare la pasta madre, quindi, partiamo dall'acqua e dalla farina e proprio solo all'inizio, come prima fase, usiamo un po' di miele. Quindi prendiamo un cucchiaio di acqua, va bene anche quella del rubinetto, purché sia rimasta a decantare un po' di ore. Prelevata prima e messa in un contenitore con il vaso con la bocca larga. Mettiamo un cucchiaio di farina, o meglio di farine, perché questa è una miscela di farine. Io ho usato in questo caso farina di grano tenero, farina di grano duro e farina di sego. Allora, mettiamo questa miscela di farine nel cucchiaio d'acqua che avevamo messo nel pentolino qui, nel contenitore, e mischiamo bene. Ecco, se l'impasto risulta un po' troppo duro per poterlo lavorare col cucchiaio, aggiungete un altro po' d'acqua. La consistenza deve essere abbastanza cremosa. Lavorate bene per un paio di minuti. Ecco, ancora un po' d'acqua perché era un po' duro. Lavorate bene per un paio di minuti. In questa fase, dal punto di vista di quello che è la trasformazione che avviene all'interno dell'impasto, vi posso dire che gli enzimi e i batteri che ci sono sulle superfici dei cereali e dei vegetali in genere si attivano, entrano in simbiosi, cominciano a moltiplicarsi i batteri e, creando un ambiente acido, preparano lo sviluppo dei lieviti. Ecco, questa è la consistenza che
dovrete ottenere dall'impasto. Una volta fatta questa operazione potete lasciarlo riposare tranquillamente per 24 ore, mettete sopra un piattino così e lo lasciate riposare per 24 ore. Dopo 24 ore fate un primo rinfresco, di solito non succede nulla dopo 24 ore, potrebbe anche essere che cominciate a vedere delle bollicine in superficie, ma diciamo che ecco, in quel caso lì sareste abbastanza fortunati, però diciamo che se non vedete nessuna trasformazione dopo le 24 ore, aggiungete un altro cucchiaio di farina e un altro cucchiaio d'acqua e un po' di farina e rifate l'operazione. Sempre mischiando molto bene l'impasto. La consistenza è sempre quella di una crema morbida. Ecco, lasciate riposare altre 12 o 24 ore. Passato questo tempo dovreste cominciare a vedere sulla superficie delle piccole bolle. Ecco, questo è il segno dell'avvenuto inizio della lievitazione. Allora, i batteri che prima avevano creato un ambiente adatto per la moltiplicazione dei lieviti, adesso sono retrocessi, hanno lasciato posto ai lieviti che si cominciano a moltiplicare in maniera abbastanza importante. Quindi diciamo che quando la pasta madre è pronta raddoppiano nel giro di un paio d'ore e il volume dell'impasto raddoppia. Ecco, a questo punto quando avete iniziato a vedere le bollicine, allora aggiungete solo un po' di farina per addensare l'impasto. Dopo due o tre ore, in base al risultato che avete visto, se è cresciuto o meno, aggiungete un altro po' di farina in maniera tale da lavorarlo con le mani. Ecco, a quel punto lì, come vedete nella foto che vi mandiamo adesso, l'impasto in due o tre ore dalla pallina che avevate messo nel vasetto, dopo aver lavorato con le mani, avete visto che è cresciuta ed è raddoppiata di volume. Quindi potete considerare che l'impasto, avete creato una vostra pasta madre e potete cominciare a fare il pane. Cominciare a fare il pane significa prendere quell'impasto lì che in questo caso avete creato la prima volta, oppure avete già perché avete iniziato a fare il pane da tempo e avete conservato la pasta madre, lo troverete in questa forma qui. Ecco, per conservare la pasta madre che voi userete per fare il pane abitualmente, prendete la vostra pallina di pasta madre con quella piccola quantità che avrete prelevato dall'impasto precedente, lo mettete in una terrina, lo sciogliete nell'acqua. Ecco, io vi do le dosi per fare un chilo di pane, quindi per fare un chilo di pane ci vogliono circa 150 cc di acqua durante la prima fase, sempre acqua che ha riposato un po' prima di essere usata, oppure se volete usare acqua di fonte, acqua minerale, se avete una buona acqua, insomma, sì, l'acqua è abbastanza importante, la qualità come della farina del resto. E versate 150 cc di acqua sulla pallina di pasta madre che avete prelevato dall'impasto precedente oppure che avete fatto con il procedimento che vi ho spiegato prima, la sciogliete bene nella vostra ciotola. L'acqua deve essere, allora premettiamo che i lieviti, l'ideale per la moltiplicazione di lieviti è avere una temperatura di 25 gradi circa, quindi durante la maggior parte dell'anno in cui ci sono circa 20 gradi in casa, periodo invernale, autunnale, primaverile, dovrete scaldare l'acqua, perché con questa possibilità, questo vi dà la possibilità di aumentare
la temperatura dell'impasto. Quindi diciamo che tranne i mesi molto caldi, giugno, luglio, agosto, così, durante l'altro periodo dell'anno, la farina dovrebbe essere almeno portata a 35-40 gradi. Quindi prendiamo acqua calda, tiepida, sciogliamo bene la nostra pallina di pasta madre in 150 cc di acqua e aggiungiamo la farina. Di solito io non peso la farina, comunque poi potete vedere dalla tabella all'incirca la quantità di farina che ci vuole, ma non, secondo me non è indispensabile pesarla. L'importante è fare un po' di abitudine e imparare a conoscere la densità dell'impasto ad occhio senza ricorrere alla bilancia. L'impasto deve essere tenero, ma non appiccicoso. Quando lo lavorerete con le mani, ecco, cercate di aggiungere la farina un po' alla volta, altrimenti vi diventa difficile poi ritornare alla consistenza voluta se avete aggiunto troppa farina. E cercate di pulire bene le pareti della ciotola. Possiamo metterla sul piano di lavoro. E cominciare a lavorarla con le mani. La lavorazione deve essere abbastanza veloce, altrimenti proprio vi si appiccica mentre la lavorate, vi si appiccica sulle mani. Cercate di non aggiungere tanta farina perché poi condiziona la lievitazione, perché gli impasti troppo duri fanno fatica a lievitare. Ecco, questa lavorazione in questa prima fase può durare 2-3 minuti, non è importante che duri a lungo, come sarà nella seconda fase. Ecco, qui possiamo considerare l'impasto, il preimpasto terminato, lo mettiamo nella nostra ciotolina e lo ricopriamo di farina. Da questo punto, da questo momento, noi facciamo trascorrere circa 6, 8, 10 ore, anche questo in base alla temperatura dell'ambiente. Dopo questo periodo ci troveremo l'impasto cresciuto. E qui comincia la seconda fase, il secondo intervento. Allora, sempre per fare quel famoso chilo di pane, noi aggiungiamo circa 300 cc di acqua. Volta ci mettiamo il sale, oppure lo mettiamo direttamente nell'impasto, come volete. Versiamo l'acqua, cominciamo a mischiare bene. E aggiungiamo farina. Ma potete anche sbizzarrirvi con le qualità di farina che volete aggiungere. In questo caso aggiungo un po' di farina di grano duro e cominciate ad impastare bene. Ecco,
L'importante in questo momento è di non esagerare con la farina, altrimenti, come dicevo prima, l'impasto diventa troppo duro e quindi lievita meno. Durante questa seconda fase in cui abbiamo inserito, questo si chiama rinfresco, o meglio, potremmo definirlo aumento della massa dell'impasto, che poi ci porta ad avere la quantità di impasto da cucinare. Ecco, in questa fase invece, a differenza di prima, è importante la durata della lavorazione, perché all'interno dell'impasto, oltre alla moltiplicazione dei lieviti, avviene anche un'altra cosa importante per quello che riguarda la soluzione finale, l'aspetto finale e la riuscita dell'impasto, e cioè la creazione della maglia glutinica. Allora abbiamo all'interno della farina dell'impasto abbiamo delle proteine che all'inizio non sono organizzate, diciamo che sono un po' hanno una situazione un po' caotica. Sono due proteine insolubili della farina e sono quelle che danno tenacità ed elasticità all'impasto. Queste proteine si chiamano gliadina e glutenina e formano la maglia glutinica, e la formano proprio organizzandosi durante la lavorazione. Ed è per questo che in questa seconda fase dovrete lavorare bene, molto bene, per circa 10 minuti, non meno di 10 minuti, proprio perché date modo a queste proteine di organizzarsi e di mettersi in una situazione tale da contenere poi lo sviluppo del gas che si forma, dell'anidride carbonica che si forma durante la lievitazione, di contenerla all'interno della massa, quindi in maniera tale che poi non fuoriesca l'anidride carbonica e che contribuisca alla lievitazione del pane. Ecco. Il lavoro deve essere abbastanza energico, dovete piegarlo continuamente su se stesso. Il risultato deve essere un impasto molto liscio, non senza grumi, senza spaccature, non ci devono essere fessurazioni, non ci devono essere punti non omogenei come consistenza. La tendenza in questo momento, in questa fase, è quella di aggiungere farina, perché quando è appiccicoso l'impasto si fa fatica a gestirlo e a lavorarlo, però cercate di evitare, sporcandovi un po' le mani così, in maniera tale da non appiccicarvi troppo. Ecco. Allora, la lavorazione, abbiamo detto che in questa seconda fase deve durare almeno 10 minuti per creare la maglia glutinica. Ecco, siccome 10 minuti sono troppo lunghi per continuare a fare questo lavoro, noi facciamo finta che siano già passati e
lo rimettiamo nella nostra ciotola dove l'abbiamo formato prima, la copriamo e lo lasciamo riposare per mezz'ora. Ecco, mezz'ora è quel tempo che richiede l'impasto a questo punto per completare il suo, la sua trasformazione. La farina deve avere il tempo di reidratarsi bene e devono continuare a moltiplicarsi i lieviti e quindi gli diamo il tempo che necessita. Allora, dopo mezz'ora di pausa riprendete il vostro impasto, è pronto per dargli la forma per poi cucinare. Importante di non dimenticarsi è di prendere una piccola quantità di impasto, la solita i soliti 30-40 grammi, metterli dentro a un vasetto, ricoprirlo di farina e riporlo in frigorifero o sul piano della cucina. L'impasto lo lavorate per 2-3 giri così, lo sporcate bene di farina. Avete la possibilità a questo punto di metterlo in una cassetta da plum cake o in uno strofinaccio che poi coprirete con un pezzo di nylon e lascerete lievitare per un paio d'ore. Anche qua è importante l'influenza della temperatura, nel senso che d'inverno sicuramente 2 ore sono il tempo necessario, d'estate magari potete anticipare un po'. D'inverno anzi potrebbe essere utile e interessante metterlo a lievitare nel forno preriscaldato a 30-40 gradi. Quando avete notato una crescita, diciamo non un raddoppio dell'impasto ma una crescita evidente, anche perché la lievitazione finale deve farla in forno, e potete preriscaldare il forno a 220 gradi, fare un'incisione per favorire la crescita, perché appunto deve fare una crescita ulteriore durante la cottura, e infornare per circa 40-45 minuti. Ecco, questo è tutto e quindi sì, come dicevo all'inizio, noi alla Biolga facevamo i corsi e speriamo di ritornare a farli. Abbiamo anche preparato come associazione una piccola dispensa che diciamo, riprende un po' tutto quello che abbiamo fatto oggi e molte cose anche in più, perché essendo molto breve questa presentazione è limitata alle cose essenziali. Giusto per concludere, in poco tempo mi rendo conto che forse non sono riuscito a dirvi tutto quello che serve e spiegare tutte le piccole cose che sono a contorno della preparazione del pane. Però sappiate che è fondamentale nell'alimentazione usare prodotti naturali, biologici, anche la macinazione ha la sua importanza, non ho detto prima, le farine se sono macinate a pietra hanno una qualità alimentare e conservano delle caratteristiche che altrimenti vanno sprecate. Cercate di usare farine integrali, di inserire nell'alimentazione in generale prodotti integrali, proprio perché sono ricchi di quelle sostanze che altrimenti faremo fatica a trovare negli altri alimenti industriali, convenzionali. E quindi ecco, il libro se vi può essere utile, se siete interessati potete recuperarlo con l'associazione culturale. E ecco, questo è tutto e buon lavoro.